bandiera! Di alzarsi in piedi per accogliere nel migliore dei modi le salme di tre eroi di questa comunità. Ricordo Michele Ricco, soldato del 32esimo reggimento fanteria, nato a Roccadaspide il 28 aprile 1921. Thank you.
Voglio ricordare ancora i nomi dei nostri tre valorosi eroi. Michele Ricco, soldato del 32° Reggimento Fanteria, nato a Roccadaspide il 28 aprile 1921. Antonio Di Giorgio, soldato del 260° Reggimento Fanteria, nato a Roccadaspide il 13 giugno 1915. Antonio Urti, soldato del reparto Fanteria Misto Truppe di Zara, nato a Roccadaspide il 27 novembre 1924. Valorosi soldati, cittadini di questa comunità che parteciparono alla Seconda Guerra Mondiale, furono fatti prigionieri dai tedeschi e morirono nei campi di sterminio della Germania nazista. Le loro salme riposavano fino a poco tempo fa nel cimitero militare d'onore di Amburgo ed oggi finalmente ritornano nella propria terra. Grazie al coro di Roccadaspide e adesso la benedizione da parte di Monsignor Miniero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Pregherei soprattutto i ragazzi di fare silenzio, data l'importanza della cerimonia. Con la guerra tutto è perduto, nulla con la pace. Erano le parole di Pio XII proprio durante il secondo conflitto mondiale.
Queste parole hanno forgiato ancora di più una mentalità di pace che in ogni angolo della terra sale verso il cielo. È un desiderio che purtroppo spesso viene infranto, spesso dagli egoismi. Oggi i resti mortali di questi nostri tre concittadini ritornano nella loro casa, nella loro terra. E ci sono voluti circa 70 anni perché questo accadesse. Noi non dobbiamo mai smettere di coltivare nei nostri cuori il dono della pace e difenderlo con tutte le nostre forze. E questi uomini e tante donne che hanno dato la vita per difendere e per servire lo Stato, portiamoli forti nel nostro cuore come segno di amore e di speranza per le nostre comunità. Anche il Pontefice Papa Francesco ci ha ricordato e ha ricordato al mondo intero come la guerra è un'avventura senza ritorno, pronunziando le parole che già aveva detto Giovanni Paolo II alla vigilia di quello che poteva sembrare un conflitto adesso in Siria. La pace è il terreno fertile della vita e del bene di tutti. Per questo preghiamo per questi nostri fratelli, perché abbiano pace nella loro terra, pace nel cielo. Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla creazione del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno o mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, innalziamo a Dio, giusto e santo, la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Perciò preghiamo. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e padre, e perciò preghiamo. Per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale. Perciò preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi,
promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. E perciò preghiamo. Proteggilo tuo Papa, Signore. Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale rappresentano l'Italia nel mondo, perché testimoniando le virtù della nostra gente siano promotori efficaci di pacifica intesa nelle complesse realtà della terra di adozione. E perciò ancora preghiamo. Proteggilo tuo Papa, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita. Per Antonio, Michele, Antonio, e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. E infine, per questo, preghiamo. Eleviamo al Padre la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera per Antonio, Michele, Antonio. Perdona le loro colpe e concedigli il riposo eterno nella beata pace della tua dimora, in compagnia dei tuoi santi. Fa che dalla oscurità della morte passino allo splendore della luce e vivano per sempre con te nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per i caduti. Signore Gesù,
Ti preghiamo per i nostri militari, caduti nell'adempimento del loro dovere nei cieli, in terra e sui mari, per loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animano nel servire la patria. Dona loro la vita eterna, a noi il confronto, il conforto, all'Italia e al mondo e la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cortesemente faccio un po' di silenzio. Prima di proseguire con la cerimonia ascoltiamo un brano cantato dagli studenti della scuola media dell'Istituto Comprensivo di Rocca d'Aspine. Sogno una cosa.
Grazie agli alunni della scuola media e adesso prego il sindaco di salire sul palco per il suo intervento. Rivolgo innanzitutto un sentito e caloroso saluto ed un forte ringraziamento a Sua Eccellenza il prefetto della provincia di Salerno, dottoressa Gerarda Maria Pantalone, per averci onorato della sua presenza in questa solenne celebrazione e perché provvederà di qui a poco ad apporre ufficialmente sul gonfalone del comune di Rocca d'Aspide la medaglia al valore civile, alto riconoscimento tributato dal Presidente della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano, alla nostra città. Insignita di questa straordinaria onorificenza per la perdita di tantissimi suoi cittadini nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo, infatti, perirono sotto il bombardamento delle truppe alleate ben 25 civili, con paesani, oltre a due militari, un carabiniere ed un tenente dei bersaglieri, questi ultimi uccisi dal cannoneggiamento operato dalle truppe tedesche. Ringrazio e saluto inoltre il nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il signor questore della provincia di Salerno, dottor Antonio De Ceius, il colonnello dei carabinieri Pier Marini, il presidente della provincia dottor Antonio Iannone e tutte le altre autorità civili, militari e religiosi presenti, i sindaci e gli amministratori locali, in uno a tutta la cittadinanza intervenuta, ai tanti giovani delle scuole qui presenti accompagnati in questa importante esperienza dalla massima sensibilità dei loro dirigenti ed insegnanti, che ringrazio per questo. Ringrazio e saluto ancora le associazioni combattentistiche qui intervenute per averci onorato della loro presenza. È un momento fortemente significativo per la nostra comunità, perché si celebra oggi la memoria di tre nostri rispettabili e valorosi concittadini: di Giorgio Antonio, appartenente al 260° Reggimento Fanteria, Urti Antonio, del reparto Mist Truppa di Zara, Ricco Michele, del 3° Reggimento Fanteria, i quali, insieme ad altri 64 nostri compatrioti, persero la vita nell'adempimento del dovere massimo di difesa della patria nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. È un giorno molto importante per tutti noi, per la nostra comunità, per la memoria storica e per i familiari di questi nostri cari amici, cui le atrocità della storia della guerra strapparono all'affetto dei propri cari, ma che oggi finalmente possono simbolicamente riabbracciare, ricevendo una degna sepoltura. Saluto e ringrazio per l'affetto massimo possibile tutti i loro parenti, a cui restituiamo oggi le spoglie dei loro cari, dopo le terribili vicende che essi subirono in guerra, dove furono dapprima fatti prigionieri dalle milizie tedesche e infine deportati nei campi di concentramento e di sterminio della Germania nazista, dove trovarono la morte.
I resti mortali di questi valorosi e indimenticabili concittadini torneranno quindi nella loro terra natia, e di questo siamo tutti estremamente felici, oltre che profondamente orgogliosi. Ricordando loro e riabbracciandoli qui idealmente, ricordiamo anche tutti gli altri nostri concittadini militari, periti e dispersi durante la Seconda Guerra Mondiale. Furono, come detto, ben 64, e delle spoglie di alcuni purtroppo non si sono più avute notizie, nonché tutti gli altri nostri martiri della guerra, per lo più civili. Il sentimento che ci accomuna oggi è sicuramente quello del massimo rispetto e della grande reverenza che di tutta la comunità rocchese, la quale si stringe intorno a tre dei suoi uomini migliori, riconoscendo il valore e l'alto significato morale e civile di questa solenne cerimonia, celebrativa anche del fregio al valore civile attribuito a questa città. Come primo cittadino non posso che unirmi a voi tutti nel tributare a questi morti il sentimento più profondo di tutta la nostra riconoscenza e per quanti essi hanno fatto in adempimento del dovere, per l'esempio che hanno lasciato ai posteri e per il grande senso di appartenenza e di attaccamento ai valori della nazione e della patria. A questi valori dobbiamo oggi più che mai restare tutti fortemente ancorati ed attaccati, perché è solo attraverso la condivisione di questo grande senso di appartenenza che possiamo ritornare su un cammino comune, proficuo e moralmente sano, tracciando così un nuovo e positivo orizzonte all'insegna della rinascita civile e culturale, della solidarietà, dell'onestà, del rispetto reciproco e del senso di appartenenza ai valori più profondi della comunità, della coesione sociale. Lo dico soprattutto ai più giovani. Questo deve essere necessariamente il nostro futuro. Questo è il sentimento supremo della principale nostra speranza. Alla massima autorità qui presente, eccellentissimo signor prefetto, rivolgo l'accorato appello a nome di tutti i sindaci della Valle del Calore, delle Alburnie e dell'Alento, i quali con grande sacrificio e dedizione amministrano e governano un territorio sano sul piano sociale ed ambientale e fortunatamente ancora immune da forme di criminalità, che si caratterizza per la grandissima onestà e serietà della sua popolazione, operosa e moralmente integra, di tutelare queste aree e questi territori, che costituiscono l'ossatura migliore della nostra società, dagli scippi e dai tentativi di depredamento ad opera delle aree più forti economicamente, politicamente e demograficamente, le quali tendono sempre ad imporre la legge del più forte. I pochi servizi e diritti che ancora riusciamo a conservare e difendere vanno tutelati da tentativi di usurpazione da una parte e di abbandono dall'altra, perché questa popolazione, queste terre lo meritano per quello che storicamente hanno fatto e per quanto continueranno ancora e silenziosamente a fare, cioè innanzitutto rispettare la legalità. Ma rispettare la legalità non può e non deve significare continuare ad essere penalizzati, saccheggiati e abbandonati, perché questo significherebbe la negazione dello Stato di diritto, del principio di uguaglianza formale e sostanziale. Siamo estremamente fiduciosi che il signor prefetto sarà attento a tutte le nostre vicende, dalla sanità alla viabilità alle scuole, impedendo che si continuino a materializzare forme di ingiustizie e di iniquità a nostro danno. Questa gente non lo merita, non lo merita questa terra. Grazie. Grazie al sindaco di Rocca d'Aspide Girolamo Auricchio. E adesso un indirizzo di saluto da parte di Sua Eccellenza la dottoressa Gerarda Maria
Pantalone, prefetto di Salerno. In seguito il prefetto apporrà, come anticipava il sindaco, la medaglia di bronzo al merito civile sul gonfalone del comune di Rocca d'Aspide, conseguente al riconoscimento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per le 45 vittime civili e militari perite nel corso del bombardamento alleato del 15 settembre 1943. Se il prefetto me lo consente, leggo brevemente la motivazione. Centro strategicamente importante, durante l'ultimo conflitto mondiale fu colpito da un violento bombardamento alleato che provocò numerose vittime e danni all'abitato, sottoponendo a notevoli sofferenze la già provata popolazione. 15 settembre 1943, Rocca d'Aspide. Prego, Sua Eccellenza. Buongiorno a tutti. Io volevo sottolineare l'importanza di questa cerimonia stamattina. È una cerimonia che l'amministrazione comunale ha sentito, ha voluto e ha inteso tributare un onore e un omaggio ai propri concittadini che anni fa hanno dato la vita per la pace. L'importanza della cerimonia di stamattina io la vedo soprattutto nella contemporanea presenza in questa piazza dei giovani di qualche anno fa che vedo qui seduti in prima fila, magari compagni dei nostri eroi che oggi abbiamo accolto e giovani attuali, i giovanissimi, quei giovani che hanno inteso partecipare a questa cerimonia. Ecco, io vorrei che vi fosse un'unione, un filo conduttore tra i giovani di qualche anno fa e i giovani di oggi, che le esperienze, le testimonianze dei giovani di allora venissero tramandati ai giovani di oggi. Vedete, perché questa cerimonia non sia solo un mero ricordo e possa costituire un qualcosa di positivo, c'è bisogno che venga condiviso dai giovani in tutta, venga condivisa dai giovani in tutta l'essenza. Noi stiamo parlando dei valori che hanno ispirato, e diciamo semplicemente ai nostri giovani di oggi, l'importanza di quello che è stato nel passato, l'importanza dei sacrifici di chi ha inteso lottare per la pace e per la libertà. Noi oggi viviamo in un paese libero, in un paese democratico. Conserviamo e diciamo grazie a chi per noi ha lottato. Se oggi noi possiamo vivere liberamente, esprimere le nostre opinioni e partecipare alla vita democratica di uno Stato, è grazie al sacrificio di chi per noi ha lasciato la vita e ci ha consegnato questo bagaglio di valori che noi dobbiamo continuare ad esercitare, che noi dobbiamo continuare a vivere ogni giorno. E l'esempio del passato, affinché non ci siano più le atrocità e le guerre. Anche oggi nella nostra società abbiamo tante criticità, abbiamo tante sofferenze, tante cose che minano la pace e la libertà. Non sono le stesse di qualche anno fa, ma è di tutti i giorni. Il teatro di guerra internazionale, il teatro di criticità che vede tanti migranti anche arrivare nel nostro paese alla ricerca di quella pace, di quella libertà, di quelle migliori condizioni di vita che noi possiamo offrire. Ecco, vogliamo che i nostri giovani siano consapevoli di questo e possano portare con sé nella loro vita di tutti i giorni quel messaggio di pace e di libertà che ci hanno lasciato i nostri eroi. Grazie. Grazie al prefetto di Salerno. Thank you.
Allora la cerimonia si avvia a conclusione, anche se naturalmente adesso ci sono i saluti di rito da parte delle autorità presenti, che naturalmente ringraziamo, Sindaco, ringraziamo per la loro partecipazione. C'è un ultimo momento però che la comunità di Rocca d'Aspide ha inteso dedicare proprio al Sindaco, che però deve prima fare un altro saluto istituzionale. Prego. Io mi è sfuggito, voglio ringraziare doveroso da parte mia il comandante dell'esercito, i quali sono sempre vicini e operano nell'interesse del territorio. Grazie, grazie e chiedo scusa. Sindaco, resti qui. Un ultimo momento prima di darci l'arrivederci, la comunità di Rocca d'Aspide, Sindaco, ha voluto omaggiarla per l'impegno profuso a favore di questa manifestazione per il rientro a casa delle Tre Salme. Una targa, adesso leggiamo la dedica. Al Sindaco della città di Rocca d'Aspide va il ringraziamento dell'intera comunità per l'eccezionale impegno e la sensibilità dimostrata per il rientro delle salme dei nostri soldati. Città di Rocca d'Aspide, 22 ottobre 2013. Grazie. Grazie al Sindaco che ha organizzato questa manifestazione, grazie a tutte le autorità presenti e naturalmente alla comunità. Felice giornata.